Si riunisce questa mattina il Consiglio di amministrazione del lato idrico di Agrigento, sono diversi punti all'ordine del giorno. Sì, sono parecchi punti, ma sostanzialmente il dato più importante è la discussione relativa alla quota di partecipazione del gestore privato, quindi di Agrigento Acque, pari al circa il 30% al finanziamento già ottenuto per le reti idriche fognarie di depurazione di diversi comuni della provincia. Questo consentirà sostanzialmente di sbloccare in maniera definitiva i fondi e quindi di firmare l'azione di programma quadro, l'accordo di programma quadro, e quindi di dar via ad un grossissimo investimento nella provincia di Agrigento che sarà utile sul duplice versante, ovviamente del miglioramento della distribuzione dell'acqua e della depurazione, e nello stesso tempo perché darà una boccata d'ossigeno ai problemi occupazionali di questa provincia. Questo, sostanzialmente, è questo il punto di maggiore rilievo all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione di oggi. Probabilmente si parlerà anche di quanto accaduto ieri al Consorzio Trasorgente di Canicattì con la nomina del nuovo presidente. Sì, naturalmente faremo qualche riferimento, ma questa è una telenovela che non ha fine e che io oserei chiamare paradossale. Il Consorzio Trasorgente ha subito disavventure di ogni natura, è stato gestito nel modo che tutti conoscono, deve per legge consegnare le reti così come stabilito più volte da tutti, innanzitutto dalla legge, e l'obbligo di osservarla e di tutti, viene tenuto ostaggio da un paio di colleghi, sostanzialmente di sindaci della provincia, che per ragioni che io non voglio assolutamente oggi richiamare e sulle quali non intendo indagare, tentano di perpetuare una situazione che è conflittuale con la legge, che è dannosa per i conti pubblici, per l'erario pubblico e quindi sostanzialmente per i cittadini. C'è una norma nazionale, anche regionale, dove ci obbligano di consegnare le reti, per cui noi come Comune di Canicattì la rete l'abbiamo consegnato il 16 di aprile del 2008, a dimostrazione che noi siamo e ottemperiamo la normativa vigente. Così io sono anche per la consegna degli impianti della Resorgente, anche perché dico ci saranno degli aggravi in più nel riguardo dei comuni. Vero che allora il precedente di quello attuale che è stato nominato, per cui non entro nel merito della questione, anche perché noi eravamo contro all'elezione del presidente della Resorgente, perché ci sarà solo un aggravio di spesa nel riguardo dei comuni che in questo momento sono consorziati all'interno di questa struttura. Ciò significa che al momento in cui noi non ottemperiamo la norma regionale, sono convinto che noi andremo incontro a determinati rischi che possono essere quelli dovuti anche danni erariali nel riguardo dei comuni.